Si riparte per questo secondo tempo qui a Badolato. Il sole ormai sta quasi calando. Ricordiamo che la gara è iniziata con poco più di un'ora di ritardo per l'infortunio occorso al signor Nicolò di Reggio Calabria, l'arbitro che doveva arbitrare questa gara. In sostituzione è stato trovato immediatamente, è stato trovato nel frattempo l'arbitro della sezione di Soverato. Il presidente Procopio è riuscito a mandare Scamarda della sezione, dicevamo, di Soverato, e la partita è incominciata con poco più di un'ora di ritardo. Ricordiamo il risultato del primo tempo, è quello di 1-0 in favore dei giallorossi di casa. Come dicevamo, tanti tifosi da Capo Vaticano, tantissimi anche da Badolato. Quelli del Capo Vaticano sono accompagnati dall'assessore allo sport Mimmo Di Carlo, invece i tifosi del Badolato sono supportati dal futuro candidato a sindaco Parretti. Dicevamo che il Badolato, i tifosi del Badolato accompagnati da Pippe Rissa, futuro sindaco di Badolato. Restituito il pallone da parte dei giocatori di casa al Capo Vaticano. Appressati subito e la linea difensiva riescono a portare la palla in avanti. Controlla Catanzariti, ma non c'è l'arrivo del portiere Menniti, quindi devono mettere in fallo laterale. In avanti il Capo Vaticano, di testa deviazione di Amante, ma la palla con calma la recupera Menniti. Può rinviare lungo Lorenti, di testa, c'è il fallo da dietro da parte del centrale difensivo del Capo Vaticano. Chiede la distanza il Badolato, può calciare il centrale difensivo direttamente in porta, che non sorprende la torre. Tra l'altro il tiro è stato scagliato direttamente fuori. Rilancio lungo. Cosentino per il Badolato, perde palla perché è pressato da tre avversari. In avanti il Capo Vaticano, si gira Maluccio, ma è bravo Carnovale a bloccare il tutto, non appoggiato bene su un proprio compagno. La palla è di nuovo sui piedi dei giocatori neroverdi. Fallo di Amante ai danni di Vetrano. Giusta la decisione dell'arbitro, si arrabbia il numero 10, maglia nera. Devono arretrare la palla i giocatori del Badolato, ma si potrebbe ripartire. Troppa precisione.
il lancio lungo sulla destra dove non c'è Rovito, che vediamo dalla fine del primo tempo lo vediamo zoppicare. Giusta la decisione dell'arbitro a fischiare il fallo del numero 9 del Capo Vaticano. Ha ostacolato l'intervento del numero 6 del Badolato. Era Romeo che aveva provato ad anticipare Malucci, ma è stato ostacolato dal centravanti del Capo Vaticano. Intanto si sta riscaldando Mirarchi, potrebbe entrare probabilmente al posto di Rovito che vedevamo zoppicare. Di Siena per il Capo Vaticano recupera palla, l'appoggio su un proprio compagno che arriva al limite dell'area, supera anche Carnovale, mette in mezzo, ma c'è Guido che recupera e appoggia su Cosentino. Cosentino ancora all'indietro per Carnovale, bene sul numero 6 Romeo, lunga, troppo lunga per Lorenti, che comunque si guadagna un fallo laterale. È stato un appoggio sbagliato quello di Cosentino. Guido in mezzo per Rovito, ma recupera la palla alla Torre che fa partire la propria squadra, ma c'è ancora Guido. Si sta sfaldando la squadra del Badolato, troppi spazi per il Capo Vaticano che adesso in avanti, palla in mezzo, recupera Maluccio alto sulla traversa. Bastava appoggiare all'indietro per Di Siena e probabilmente il capitano Nero Verde poteva calciare con migliore esito verso la porta difesa da Menniti. Stato egoista il centravanti di Riccardi. Rilancio. Cosentino in avanti. C'è il fuorigioco, dice l'arbitro. Probabilmente sì. Probabilmente questo era fuorigioco di Andracchio. Mister Guido sta dando indicazioni a Mirarchi per come interpretare la posizione in campo. Appena entra probabilmente al posto di Rovito, perché ripetiamo, lo vediamo zoppicare, non riesce a ripartire nel migliore dei modi. Ancora il numero 10 a difendersi bene, ma mette la palla direttamente sul fondo. E rientra in quel di Reggio Calabria l'arbitro Niccolò, che doveva arbitrare questa gara. Va via adesso accompagnato dal proprio genitore, che era venuto qui fino a qui a Badolato. E c'è l'entrata di Niccolò Mirarchi in campo al posto di Andracchio. Rimane in campo Rovito. Andracchio era un po' stanco, ha corso tanto nel primo tempo, ha provato a tirare qualche volta direttamente in porta per impensierire la Torre, ma ne erano venuti fuori dei tiri non tanto precisi. Adesso c'è Mirarchi a guidare la regia
del Badolato. Guido, largo, ma c'è fuori gioco, è fuori gioco di Lorenti, se tocca palla non doveva interessarsi della palla Lorenti, e Cosentino probabilmente era in posizione ottimale. Lancio lungo sbagliato completamente, Ettore Menniti para senza problemi. Sempre il Capovaticano in avanti, palla in mezzo, ma ci sono troppi giocatori del Badolato che riescono a recuperare la sfera. Rovito, Rovito uno contro uno, prova ad appoggiare su Romeo, ma recuperano i giocatori del Capovaticano. Ancora Romeo che da dietro riesce a rubare palla, Guido lungo, il pallone di Guido verso Rovito, ma Guido aveva messo fuori per l'infortunio occorso a Simonetti, che comunque si rialza, e c'è un cambio nelle file del Capovaticano, fuori il numero di Ciamore, non si tratta del numero 7, esce il numero 7, entra il numero 18. Fuori il numero 7 Miceli, in campo entra Dotro. Corre Badolato in avanti, appoggio su Cosentino che mette la palla a terra, è buona questa azione, si allunga troppo il pallone ma riesce a sozzare un avversario. Ancora Cosentino che si lascia la palla dietro e perde il tempo e perde anche la sfera. Dotro per il Capovaticano, appoggio su De Siena ma è anticipato dal giocatore del Badolato. Ancora il Capovaticano con Simonetti, palla messa in fallo laterale da Rovito, Simonetti per Amante, Amante si gira, mette in mezzo, Maluccio non riesce, la rovesciata è Carnovale, può portarsi in avanti ancora Carnovale ma recupera in avanti Lorenti, Lorenti dopo un passaggio di Cosentino, Lorenti uno contro uno con il proprio avversario, ancora Lorenti, mezzo pallone deviato, non arriva Guido. E Di Siena si guadagna il fallo laterale. Ancora Di Siena. Ancora Di Siena per il Capovaticano, fallo di Romeo a danni di Di Siena. Riparte il Capovaticano ma la palla viene messa fuori da Carnovale e l'arbitro ammonisce Simonetti per protesta. Corre il Capovaticano in avanti verso Dotro, anticipato da Mirarchi. Cosentino supera con una Veronica il proprio avversario. Cosentino in avanti, ancora
in avanti verso Lorenti, ma ha anticipato, ma Cosentino ancora recupera la palla, la mette in fallo laterale. Adesso sì, è uscita, non era uscita in prima battuta. Ma... rinvio di Carnovale verso Mirarchi, perde palla, ancora in avanti il Capo Vaticano, ma è Guido a recuperare la sfera. Guido per Cosentino, dove non c'è nessuno, ancora Romeo in affanno al Badolato, troppa palla mandata in avanti senza senso, ancora manca parecchio, non è finita la gara, quindi sono 15 minuti che mancano alla fine, quindi è il quindicesimo del secondo tempo, quindi mezz'ora alla fine della gara, bisogna stare calmi perché non si può giocare sempre di rimessa. Capo Vaticano vuole a tutti i costi il pareggio, quindi sono tutti lì a pressare. Palla in mezzo, Rovito, Rovito per Guido, all'indietro su Vetrano, ancora Vetrano, fallo laterale in favore del Badolato. E possono respirare i giocatori di mister Guido. Quando dicevamo manca mezz'ora circa alla fine della gara, c'è un errore nella battuta del fallo laterale a parte di Vetrano, si ripete in favore del Capo Vaticano. Palla in mezzo, Maluccio, Maluccio può girarsi, ma Menniti fa un miracolo. È stato un miracolo questo da parte di Menniti al 17° del secondo tempo. Menniti riesce a deviare con la mano ed è stato poi bravo Catanzarita a mettere in calcio d'angolo. Mezzo la battuta, c'è un fallo, dice l'arbitro, si riprende con un calcio di punizione in favore del Badolato, che può con calma riprendere il gioco. Perché sta cercando un buono? Per causa di vergogna, non lo so. Possibile che tu... L'avevo sempre contro l'albero. Carnovale per il Badolato alla battuta del calcio di punizione. Largo su Cosentino che dovrebbe tenere palla ma non riesce ad agganciare. Corre il capitano in avanti con Dotro. Gira la palla, buono questo passaggio filtrante, ma è stato nuovamente bravo Menniti ad opporsi al tiro del numero 11 del Capo Vaticano. Fallo di Siena ai danni di Vetrano. Come dicevamo, il portiere del Badolato sta adesso tenendo in salvo il risultato. Ancora il capitano in avanti sulla sinistra. Buono il dribbling, non il tiro preciso perché è uscito fuori alla destra della porta difesa da Menniti.
a terra Rovito, lo dicevamo che il ragazzo era... aveva già dalla fine del primo tempo un problema, zoppicava, quindi rimane a terra, ci sarà sicuramente un cambio. Sempre a terra Rovito, lo aiutano a rialzarsi i giocatori del Capo Vaticano. C'è un cambio tattico da parte di mister Guido, che porta all'esterno, sull'esterno sinistro il centravanti Lorente. In mezzo al campo il nuovo entrato. E Mirarchi sull'esterno destro, con Cosentino in cabina di regia. Di tacco d'otro ha cercato di servire il proprio compagno e Carnovale adesso non riesce a tenere palla, la recupera ancora il Capo Vaticano. Simonetti, largo sulla destra. Maluccio, perde palla ma la recupera per un attimo di Siena, Simonetti. Buona azione da parte del Capo Vaticano con il fuorigioco di Dotro. Vetrano la battuta lunga in avanti per Mirarchi, che non prende la palla ma la recupera Carnovale. Ancora Carnovale, Lorente, Dotro a tenere palla e a guadagnarsi un calcio di punizione. Gioca d'esperienza il numero 18 in maglia nera. Riparte il Capo Vaticano. Incursione in avanti. Palla all'indietro per Maluccio. Perde il tempo e perde il pallone. E Guido insieme a Carnovale stavano creando un grosso problema ai propri compagni. Non c'è fallo, dice l'arbitro, si può giocare. La palla è all'indietro verso la torre, che appoggia sulla sinistra. Mirarchi a contrastare un proprio avversario. Maluccio ancora, Mirarchi a guadagnare la sfera ed è Cosentino che prende palla. Cosentino da solo ha perso il tempo e ha perso anche la palla. Di Siena. Dotro. Uno contro uno, Dotro entra in aria, può calciare ma c'è Mennite ad rinviare. Amante perde il tempo, non c'è il calcio di rigore, dice l'arbitro. Rimane a terra il numero 10 ma non c'è calcio di rigore, anzi c'è l'ammonizione per il numero 11 per proteste. Adesso la partita sta diventando un po' confusionaria con troppi giocatori che parlano in campo.
si azzuffano uno con l'altro, quindi il direttore di gara ha difficoltà a portare alla fine questa partita. E adesso ammonisce giustamente l'arbitro per la fantomima da parte dei giocatori del Badolato. Batte e ribatti, batto io che batti tu, la palla ancora è ferma lì sulla linea dell'area piccola. Tanti ancora i minuti che mancano alla fine della gara, sono 20, quindi bisogna che i giocatori del Badolato ritrovino la calma, anche se il Capo Vaticano sicuramente in questa seconda parte di gara sta giocando meglio, sta cercando di portare almeno a casa un punto. Stiamo giocando quasi esclusivamente nella metà campo del Badolato, quindi un Capo Vaticano che vuole a tutti i costi raddrizzare questa gara, perlomeno con un pareggio. Simonetti alla battuta del calcio di punizione, palla in aria di testa, alla meglio Menniti per un attimo, ma c'è il fallo del giocatore, il maglia nera. A terra il numero 11 del Capo Vaticano e il portiere del Badolato. Si può ripartire con la rimessa dal fondo, anzi un calcio di punizione perché l'arbitro ha fischiato un fallo del numero 11 del Capo Vaticano sul portiere Menniti del Badolato. Adesso vi facciamo il secondo gol. Si gioca, dice l'arbitro, e Di Siena a cercare di superare un paio di avversari, ma Guido per un attimo recupera la palla, corre il Capo Vaticano. Buona, bravo, vai! Non c'è nessuno in avanti e il Capo Vaticano può ripartire. Ancora Maluccio in avanti, c'è stata molta confusione, Amante mette in mezzo, il Menniti poteva recuperare la palla ma c'è Catanzariti sulla linea di porta che nega la gioia del gol al numero 9 Malucci. Protestano per un eventuale fallo di mano del numero 5 Malucci, ma non è così, del numero 5 Catanzariti, non è così perché il centrale difensivo del Badolato ha colpito di testa. Un altro giocatore a terra per il Badolato. Non ce ne sono. Vogliono spostare a tutti i costi il giocatore del Badolato, quelli del Capo Vaticano, per non perdere tempo. Ancora confusione in mezzo al campo.
caccia, scusa, perché cazzo cacciavo io? Si lamentano i giocatori del Capo Vaticano per il troppo ostruzionismo da parte dei giocatori del Badolato. In effetti si sta perdendo tantissimo tempo. Probabilmente c'è stata un'espulsione, il numero 6 del Capo Vaticano è stato espulso. Adesso proviamo a contare i giocatori in campo. E sì, è così, il numero 6 del Capo Vaticano è stato mandato fuori dal campo, un cartellino rosso per il Capo Vaticano, e adesso c'è il cambio nelle file del Badolato, fuori il numero 6 Romeo, entra in campo Cabba. E adesso il Capo Vaticano in 10, buona questa azione del numero 10 del Capo Vaticano. La palla finisce di poco fuori, almeno 4 palle gol dei neroverdi del Vibonese, che con i suoi attaccanti sta cercando di recuperare la sfera e di recuperare la partita. Ricordiamo che il risultato è fermo sull'1-0. Con calma recupera Carnovale. Cosentino all'indietro per Guida, ancora Cosentino. Non c'è fuorigioco, si può giocare, non c'era fuorigioco perché il numero 2 del Capo Vaticano teneva in gioco gli avanti del Badolato. E adesso c'è un richiamo verso la panchina, l'ennesimo. Probabilmente viene allontanato, viene ammonito il dirigente e accompagnatore. L'arbitro sta controllando le due panchine perché c'è troppa confusione. Sa che arriviamo a notte fonda se continua così questa gara. Già come dicevamo c'è oltre un'ora di ritardo il fischio d'inizio della gara. Siamo ancora a bloccare puntualmente le fasi di gioco, e Guido che commette fallo e si becca un'ammonizione in entrata a piedi uniti, giusta ai danni di Simonetti. Sistemata la barriera, l'arbitro può riprendere il gioco, ma c'è da notare un'ennesima ammonizione. Palla in mezzo, no, c'è un appoggio verso Sifonetti che tira dopo una deviazione, la palla arriva in modo lento verso Menniti, che rimane a terra con il pallone tra le proprie mani. Orario! Corre il capitano in avanti.
Capo Vaticano in avanti con Dotro, ma alla meglio per un attimo la difesa del Badolato, come in questo frangente, che periscono palla avanti e puntualmente la riprende il Capo Vaticano. Possesso palla sicuramente in favore della squadra vibonese. È un Badolato che sta giocando di rimessa, è molto in affanno. Ancora il capitano, il Capo Vaticano con il possesso palla, commette fallo Cosentino, danni del terzino sinistro del Capo Vaticano. Battuto Simonetti. Tiene palla il Badolato. Reagisce male il numero 18 Dotro, reagisce male, probabilmente verrà espulso e il Capo Vaticano finirà la gara in 9. Veramente una reazione scomposta da parte del numero 18 del Capo Vaticano. Probabilmente c'è stata la mano del numero 13 del Badolato sul volto del giocatore del Capo Vaticano, ma sicuramente non volontaria. Scomposta invece la reazione del numero 18 Dotro della squadra vibonese. Adesso si fa dura per il Capo Vaticano. 9 contro 11. Sette minuti alla fine della gara, più recupero, sicuramente arriveremo almeno a 10 totali per una gara che sta finendo malissimo, con Cosentino adesso che la mette a destra per Mirarchi. Cabba commette fallo. Il Capo Vaticano ancora in 9 riesce a guidare le fasi di gioco. Sarebbe veramente una beffa per il Badolato per venire al pareggio in questo momento con 11 contro 9. Bisognerebbe stare calmi, recuperare la sfera e poi giocarla palla a terra con due uomini in più. Capo Vaticano che ha provato in tutti i modi nel secondo tempo a recuperare questa gara, ma ha trovato contro un Menniti che gli ha reso la vita difficile con almeno due interventi di grande valore. Probabile la battuta diretta, vediamo cosa decide il giocatore del Capo Vaticano. Batte direttamente ma mette la palla fuori molto alta sulla traversa della porta difesa da Menniti. Carnovale in avanti. Non la recupera nessuno del Badolato, ma c'è un
rimane il numero 5 del Capo Vaticano, rimane stordito per una botta in faccia, un invio del proprio giocatore. Per fortuna si riprende il numero 5 del Capo Vaticano. Rimane in possesso del Capo Vaticano la sfera e riparte con questo rilancio sulla fascia sinistra. Fuori, la palla è fuori, non ce la fa il numero 11 a tenerla in campo. Buon per il Badolato che può rallentare ancora il gioco. Guido all'indietro per Cabba. C'è Lorenti ad impensierire il centrale del Capo Vaticano che con una finta si libera del giocatore in maglia giallorossa. Ma è sempre il Capo Vaticano, anche 9, a dettare le regole del gioco. Sifonetti in avanti, ancora Sifonetti. Simonetti che supera Guido e perde la palla perché Mirarchi gliela sfila dai piedi. Lorenti ancora. Fallo di Mirarchi ai danni di Simonetti, parte ancora subito il Capo Vaticano immediatamente con Di Siena. Di Siena deve girarsi e appoggiare su Simonetti, largo su Maluccio che non riesce a trovare il proprio compagno, anzi alla meglio aveva avuto la moglie, la meglio Guido. Amore in avanti per il numero 11 del Capo Vaticano che riesce a segnare la rete del pareggio, e questa per il Badolato è veramente una beffa perché 9 contro 11 si sono fatti sorprendere in mezzo all'aria, hanno peccato di inesperienza i giocatori del Badolato. Invece di tenere la palla e fraseggiare perché far girare a vuoto il giocatore del Capo Vaticano, hanno provato sempre a rilanciare fino a quando i giocatori in maglia nero-verde hanno trovato la via del gol. Un gol sicuramente in questo secondo tempo meritato. Ricordiamo che ci sono state almeno 4 palle gol in favore del Capo Vaticano nel secondo tempo. E adesso manca solo un minuto alla fine del 90esimo. Aspettiamo pure il recupero segnalato dall'arbitro, che sicuramente sarà tanto visto la perdita di tempo. Ancora il Capo Vaticano in avanti, Capo Vaticano in avanti con il numero 2, maglia nera, ancora Amore in avanti, ma c'è Catanzariti a fare buona guardia e appoggiare su Carnovale. Sempre pallone in avanti e hanno sempre la meglio i giocatori del Capo Vaticano, ricordiamo sono in 9. Potrebbe essere questa una buona azione, ma sbaglia completamente il passaggio Cosentino. E sbaglia, per fortuna del Badolato, sbaglia anche l'appoggio il centrocampista del Capo Vaticano.
7 minuti di recupero, dicevamo che probabilmente si farà notte fonda. Salteranno anche le interviste probabilmente di fine gara, visto il protrarsi di questa gara. Una gara che ricordiamo è iniziata con un'ora e qualcosa di ritardo. La battuta di questo calcio di punizione, il numero 10, Amante del Capo Vaticano. A terra l'ennesimo giocatore del Badolato. Si tratta del numero 3, Carnovale. È stato ancora un altro cambio, dicevamo uscito Carnovale, campo il numero 15, giallorosso. Direttamente in campo, sbagliato completamente questo tiro. Sempre in avanti il Capo Vaticano, che adesso prova a vincerla questa gara. Ricordiamo che sono in 9 per due espulsioni avvenute nella fase finale della gara. E De Siena, che poteva avere la palla per portare in vantaggio la propria squadra, in contropiede adesso il Badolato. Badolato in contropiede, in mezzo per Lorenti, troppo forte il passaggio. C'era sulla destra Cabba, non l'ha visto e quindi riparte ancora col possesso pallo la squadra vibonese. Fallo laterale in favore del Capo Vaticano, ancora in avanti, ci credono i giocatori di Riccardi, ci credono, e sulla sinistra, gol, e vince la gara, in questo momento il Capo Vaticano si trova sul 2-1, 9 contro 11, veramente clamoroso quello che sta succedendo a Badolato questa sera. Un Capo Vaticano che ci ha creduto fortemente nella vittoria e si trova adesso in vantaggio di 2-1. Ricordiamolo per l'ennesima volta, Capo Vaticano in 9, Badolato in 11. Non ce l'hanno fatta più i ragazzi di Guido di reggere al pressing di questa squadra, della squadra vibonese. Troppo palle buttate in avanti senza ragionare. Tifosi del Badolato adesso arrabbiati con la propria squadra per quello che è successo. Una squadra in vantaggio, il Badolato che si è trovato 11 contro 9 e adesso altra ammonizione su Vetrano, probabilmente questa sarà un rosso perché forse è la seconda ammonizione, vediamo che succede. È rosso, sì, è rosso, l'arbitro si è ricordato della doppia ammonizione del numero 2 Vetrano. Ennesima ancora beffa per il Badolato dopo aver subito il pressing del Capo Vaticano ed essere passati in svantaggio, ricordiamo 2-1 per la squadra vibonese. C'è stata l'espulsione di Vetrano a coronare un secondo tempo giocato malissimo da parte della squadra di mister Guido. Una squadra probabilmente che paga l'inesperienza, una squadra che non ce l'ha fatta a reggere il pressing del Capo Vaticano.
una squadra che non ha avuto più le forze in mezzo a campo a reggere il ritmo di una partita che poteva fare sua, in quanto, ripetiamo, la squadra vibonese si è trovata in 9 per buona parte della seconda gara. C'è un fallo in favore della squadra giallorossa. Probabilmente c'è un altro rosso in casa del Capo Vaticano. Finisce con 3 espulsioni, o sta per finire con 3 espulsioni questa gara. Adesso siamo 8 contro 10, una gara che tutto sommato non è stata fallosa. Sono 3 minuti di recupero, 3 minuti di recupero, dice l'arbitro. Una gara che è finita malissimo dal punto di vista delle espulsioni. Ricordiamo 4 espulsioni, 3 per il Capo Vaticano, 1 per il Badolato. È un risultato che sa di beffa per la squadra di Mister Guido, in vantaggio per 1-0, si trova sotto di 2 reti, 2-1 in favore del Capo Vaticano, ha subito 2 reti nella seconda parte, quando il Capo Vaticano era in 9, Capo Vaticano che ci ha creduto, ha pressato, ha avuto 4 palle gol nella seconda fase di gioco e adesso si trova ancora in avanti con Simonetti che mette in mezzo, c'è la deviazione, Menniti para. Rilancio lungo per cercare di trovare la via del gol. Fallo laterale, no, lo tiene in campo, e palla in avanti. Prova a servire Cosentino. Veronica di Cosentino e palla fuori alla sinistra della porta difesa dalla Torre. Questa forse è l'unica azione, l'unico tiro verso la porta del Capo Vaticano del Badolato, è stato Cosentino a calciare fuori. Con calma il Capo Vaticano alla battuta del fallo laterale. Ancora fallo laterale per il Capo Vaticano, guarda il, no, lo dà al Badolato, guarda il cronometro, l'arbitro. E fischia la fine, in questo momento ha fischiato la fine, il Campo Vaticano vince 2-1 a Badolato. Una gara veramente decisa all'ultimo minuto con le 4 espulsioni, ma un Capo Vaticano che ha cercato a tutti i costi di vincere questa gara e l'ha vinta, con merito soprattutto nel secondo tempo.